Senta, volevo avere un po' di informazioni qui su Isernia e dintorni. Io ho la collega, la dottoressa Barbara Aricoli, che è responsabile dell'ufficio turistico. Quindi mi può dare un po' di informazioni? La presento Perfetto. adesso. Buongiorno, salve, piacere. Ben arrivata. Grazie. Barbara, un po' di informazioni innanzitutto, proprio quelle che normalmente un turista si chiede, dove posso dormire e dove posso andare a mangiare in questi giorni e anche quanto si spende. Abbiamo una vasta gamma di tipologie di alloggi, 4 stelle anche con trattamento superior, dove sono previste delle bellissime suite con servizi consoni chiaramente a quel tipo di categoria. Abbiamo 4 stelle normali, 3 stelle, poi abbiamo micro strutture ricettive. E per quanto riguarda i ristoranti? Abbiamo ristoranti in cui è possibile chiedere una cucina a chilometro zero. Quanto si spende mediamente in un Noi, ristorante medio, ecco? quando un turista viene, gratuitamente viene omaggiato della carta del turista, Ah, ecco. per cui girando nei ristoranti che aderiscono a questa rete possono chiedere dei menu convenzionati anche a 14 euro. Invece tante attività immagino che si possono fare qui a Isernia, sia attività legate alla cultura, cosa si può visitare? Abbiamo un'offerta turistico-culturale assolutamente variegata. Questa palazzina che è interamente dedicata al Museo Civico della città, suddiviso in 3 sezioni. Una prima sezione, al piano terra, c'è un'esposizione fotografica dedicata al bombardamento che la città subisce il 10 settembre del 1943, quindi nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il secondo piano, di questo Museo Civico invece è dedicato alla figura, straordinaria di Celestino V. E il terzo piano poi di questa palazzina è dedicata all'arte del merletto a tombolo. All'interno del centro storico, abbiamo un tratto di Isernia sotterranea al quale, ci si accede, sul lato destro della cattedrale di Isernia, il duomo della città che è dedicato ai santi Pietro e Paolo. Si tratta di un'area nella quale è possibile, vedere due templi importantissimi dell'Isernia pagana, il Corso Marcelli che tira dritto fin giù appunto nel cuore della città, nel quartiere antico, e ci sono le varie bottegucce di artigianato, c'è la possibilità di fare shopping all'aperto, per esempio abbiamo la possibilità di girare la città in bici elettrica, abbiamo la possibilità per gli affezionati animalisti di girare la città con una carovana di asini. No, bello, questo è bellissimo. Quindi insomma Esatto. anche c'è questo aspetto. Ti ringrazio di tutte le informazioni che mi hai dato, prendo la carta del turista così ne posso usufruire anche per i ristoranti soprattutto. Bene, guarda, io vedendo l'orologio è proprio il momento di dare il via al walking tour della mattina. Noi sia la mattina che il pomeriggio abbiamo due passeggiate con guida turistica nel centro storico di Isernia. Ti va di unirti a noi? Volentieri, allora vengo. Andiamo. Ti ho portato a casa di un'amica che ci farà vedere come si fanno le tacconelle e le tagliatelle di casa. Bella sorpresa, ti ringrazio. E allora, questa amica come si chiama? Italia. Ah, che bel nome, patriottico proprio. Adele, che pasta mi fai vedere? Sia tagliatelle che tacconelle. Le tacconelle, queste non Sì, le ecco, conosco. le tacconelle, lì basta, viene come quelle delle tagliatelle. Solo che dopo che è spianata la pasta, le tagliatelle, la pasta viene piegata e viene tagliata col coltello di lungo, mentre le tacconelle vengono tagliate a rombetti. Ci vuole chi mette acqua fredda oppure acqua tiepida. Si fa il buchetto nella farina, poi lentamente si prende la farina. Allora, l'impasto è pronto, Sì. quindi hai creato questo panetto. Sì, sta pagnottina e poi pian piano con il mattarello viene allargata la pasta. Italia, beh, complimenti, mi hai fatto una Sì, bellissima sfoglia, grazie. veramente. Allora, adesso che facciamo per prima? Adesso ci mettiamo un po' di farina sopra, allarghiamo di nuovo la pasta, tagliamo a striscioline, Un po' più sì, doppie, più ok. larghe, facciamo delle striscioline. Ancora Però un'altra. devo dire che è anche una pasta molto veloce, Sì, insomma, non richiede no, no, tantissimo no, no, no. tempo. Poi la mettiamo sopra e
li tagliamo a rombi. Conoscere la simpaticissima signora Italia che mi ha spiegato le tacconelle come si fanno e adesso mi hai portato pure a mangiare. Adesso però mi hai portato a mangiare, sì, in una osteria antica di Sernia, per cui adesso assaggeremo proprio le pietanze fatte con questo tipo di pasta. E cosa hai fatto preparare allora, visto che mi hai fatto questa sorpresa? Ti chiamo il proprietario chef, Giancarlo. Il famoso Giancarlo. Famoso. Questa è, questa è una della pasta fatta in casa, che è già con i fagioli. Okay. E viene fatta, la pasta viene cotta a parte. A metà cottura si versa la pasta in un padellino dove vengono scritti aglio e olio e si aggiungono questi fagioli, che sono fagioli tipici nostri, i sernini, si chiamano fagioli a tabacco. Bene, allora a questo punto non mi resta altro che assaggiarla. Grazie. Buon appetito. Oh, adesso è arrivato un altro primo. Sì, questi sono dei maccheroni alla chitarra, artigianali, con il tartufo locale della nostra provincia. Noi esportiamo il 40% del tartufo bianco e nero di tutta Italia. E il tartufo questo da dove viene? Dalla provincia di Sernia. Quindi proprio da Castel San Vincenzo. Castel San Vincenzo. Castel San Vincenzo. Bene, noi proseguiamo allora. Buon appetito. Grazie. Grazie. Questo museo è veramente un punto importante della cultura del territorio di Sernia, ma un po' di tutta la provincia. Ma direi di sì, andrei oltre, questa è una unicità che secondo me abbiamo nella nostra Italia. Dovete sapere che qui 600.000 anni fa, 630.000 anni fa esattamente, furono ritrovati i resti ossei di alcuni animali che vivevano in questa zona. Ma la cosa bella, e questa è successa circa 6 mesi fa, è stato finalmente ritrovato il dentino di un bambino, quindi a significare che la presenza umana era sicuramente confermata. Per cui noi abbiamo probabilmente il primo abitante in Italia che era qui a Sernia. Però credo, come ha detto lei, che probabilmente il sito è poco conosciuto. Sì, questo penso che da una parte possa essere anche un incentivo per farlo conoscere, immagino che siano anche tanti gli studiosi che vengono un po' da tutte le parti del mondo poi qui per studiare questi ritrovamenti. Sì, assolutamente sì, pensi che noi in pochi mesi siamo riusciti ad aprire questo padiglione didattico, perché se lei veniva qui un anno fa non trovava nulla, trovava soltanto l'area degli scavi, trovava la ricostruzione del paleosuolo, quello che ha già visto, e non avrebbe trovato questo percorso didattico che noi utilizziamo soprattutto quando vengono le scolaresche. Altra cosa che non si può non notare è l'elefante, questo elefante enorme. È un po' il simbolo di quell'era. Se noi immaginiamo che in questa zona 600.000 anni fa c'erano quegli elefanti, quei mammut, che non sono tanto elefanti, sembrano più dei mammut, ma c'erano i leoni, c'erano le tigri, era un habitat completamente diverso da quello di oggi.
Io intanto, sindaco, allora le faccio i miei migliori auguri affinché possa far conoscere questo patrimonio non solo del Molise ma dell'intera nazione italiana. E io ringrazio te per essere venuta qui. Grazie. Io il mio acquisto l'ho fatto, ma sono rimasta affascinata veramente da questa cantina. Quante bottiglie ci sono qui dentro? Vabbè, qui dentro ci sono circa 40.000 bottiglie. Ma tu sei un giovane imprenditore di questa zona che hai praticamente riscoperto e riportato un po' in vita quello che è la produzione vinicola qui della zona, quindi il famoso Pentro. Quali caratteristiche ha questo vino? Beh, innanzitutto è una bottiglia che viene prodotta in quantità molto molto limitata, non produciamo più di 3.000 bottiglie l'anno. E è l'unica DOC della nostra provincia e io sono l'unico produttore di questa DOC. Penso che sia la DOC più piccola d'Italia. Parlando di vino e quindi di qualità del prodotto, come possiamo degustarlo nel miglior modo questo vino? Questo è un vino di grande longevità e destinato a un lungo invecchiamento, quindi va accompagnato necessariamente con piatti molto strutturati. E leggevo qui prima che producete anche spumante. Sì, anche quella è una, diciamo, la nuova sfida, che poi è una sfida già vinta perché abbiamo ottenuto i risultati di questa lavorazione con il metodo classico. E i tuoi prodotti dove si possono trovare? Cioè un turista deve venire necessariamente qui in cantina da te o può trovarlo un po' anche in altre parti d'Italia? Beh, se vengono sicuramente siamo contenti e vale la pena, gli facciamo visitare la cantina, però diciamo oggi abbiamo, non dico una distribuzione capillare, ma siamo presenti nelle principali città italiane, quindi Roma, Milano, e nelle zone tra l'altro centrali, proprio per una facilità di reperimento del prodotto. Fate anche spedizioni volendo? Facciamo spedizioni, sì, spediamo in tutto il mondo. Noto anche un'etichetta molto particolare che, se non sbaglio, però rispecchia un po' quella che è la storia della tenuta, perché questa è una tenuta importante per il nome, giusto? Beh, questo lo stemma è della nostra provincia ed è racconta diciamo l'aspetto rurale della provincia. Poi c'è l'episodio diciamo nobile, quello a cui fa riferimento, che è quello dell'episodio di straordinaria nobiltà della famiglia Vignatelli. Quali altre tipologie di vino fate oltre questo? Le altre che produciamo utilizzano le altre DOC della nostra regione, che è la DOC Molise, uh-huh. e con l'etichetta San Nazaro e Calidio, e poi c'è la DOC Tintilia, che è diventata una DOC autonoma da circa 2 anni e quindi esce come Tintilia del Molise DOC. Antonio, io ti ringrazio e allora non faccio altro che comprare e acquistare un altro po' del tuo vino, così mi riporto un po' di bontà del Molise nella mia casa. Grazie. Passeggiando siamo arrivati qui in questa piazzetta a Venafro. Mi descrivi un po' la sua particolarità, perché vedo un'acqua assolutamente pulita e piena di vegetazione. Quest'acqua così limpida deriva dal fatto che siamo dove nasce il San Bartolomeo. Come vedete lì c'è il prosieguo, no, di questa vasca, sì, dove c'è l'allevamento ittico. Il San Bartolomeo nasce sotto questa montagna alle nostre spalle, che è il Monte Santa Croce, e poi prosegue e va giù ad alimentare la Campania. Venafro è anche un po' la città dell'olio, c'è un parco regionale dell'olio di Venafro e quindi è conosciuto proprio per questa sua particolarità. Sì, Venafro è uno dei centri, molto probabilmente, potremmo quasi dire con certezza, è uno dei centri principali per la diffusione della cultura e della coltivazione dell'olivo e della cultura dell'olio nel Mediterraneo. A Venafro è presente una vecchia varietà, oggi chiamata Aurina, perché così l'hanno chiamata i romani, in quanto aurum significa giallo, questa varietà, certo, l'Aurina, da un olio di colore giallo,
e loro la chiamavano Aurina per questo. Facendo un po' un quadro di quelli che sono veramente le tipicità del territorio di Isernia, mi aiuti un po' a presentare tutti i suoi aspetti da questo punto di vista? Progressivamente noi passiamo da una zona in cui si è nel tempo affermato l'allevamento zootecnico con le vecchie forme di allevamento brado, per esempio Montenero Valcocchiara, la zona sotto alle pendici delle Mainarde. Ebbene, da queste aziende si continua a produrre dell'ottimo formaggio, di cui sicuramente il più famoso è il caciocavallo. Il caciocavallo e quindi il formaggio sicuramente sono un altro prodotto tipico del territorio, anche la stracciata di Agnone, se non sbaglio, è un buon prodotto. Come no? Ma intanto una cosa, una particolarità sul caciocavallo la devo dire. Dilla, come no? Il caciocavallo era il formaggio della transumanza. Qui arrivavano i trattori che provenivano dalla Puglia e che appunto allevavano queste razze podoliche, queste razze bianche che erano quelle con le quali si faceva il caciocavallo. Queste noi le ritroviamo ancora in maniera sporadica nelle zone dell'allevamento brado. Insomma, veramente un territorio che ha tanti prodotti, tante sfaccettature a seconda anche un po' della sua collocazione. E ovviamente è un territorio anche di tartufo. È esploso tutto a un tratto fino a diventare uno dei centri più importanti della produzione del tartufo in Italia, tant'è che il tartufo è raccolto qui e commercializzato altrove. Anche se adesso stanno nascendo anche da noi, qui su Isernia, Monteroduni, Carovilli, che sono i comuni della provincia di Isernia, delle aziende che lavorano, commercializzano il tartufo in forma diretta o trasformata, appunto con i sottoli, alcune di queste riescono già ad andare sul mercato estero. Ma un ingrediente che manca in tutto quello che abbiamo detto su questa tavola, chiamiamola così, molisana, è il vino. E anche il vino avete, insomma, qui nel Molise, nella provincia di Isernia. Non manca, come in nessuna popolazione che ha delle forti radici rurali, agricole come quelle molisane, manca il vino. Il vino e l'olio sono sempre presenti. Sono sempre. Roberto, allora, visto l'orario e vista anche la voglia che mi hai fatto venire di andare un po' alla scoperta dei prodotti tipici, io andrei verso Rocchetta Volturno, quella zona lì, e magari vado a trovare un caseificio. Che ne dici? Mi sembra una buona decisione. Bene, buon viaggio. Grazie. Piacere, Adele e Isabella. Isabella, ci accomodiamo per una degustazione? Prego. Isabella, complimenti per l'azienda. Mi dai un po' di indicazioni su quelli che sono i prodotti che producete qui in agriturismo? Sì, allora, noi lavoriamo innanzitutto esclusivamente il latte delle nostre vacche, che sono vacche di razza bruna, particolarmente adatta per la trasformazione del formaggio. E il nostro prodotto di punta è un po' tutta la gamma della pasta filata. Quindi passiamo dal fior di latte, la scamorza, che è la classica scamorza molisana, e il caciocavallo. C'è questo formaggio che noi chiamiamo mattone, che è stato un po' una nostra invenzione, che è lo stesso, è un prodotto a pasta filata, molto comodo perché si formano delle fette tutte quante uguali. Quelli sono dei prodotti un pochino più particolari, di piccolo formato, quindi molto carini per esempio anche da regalare. Sono farcite con bucce di limone, con le noci nostre, dell'erba cipollina, tartufo, peperoncino, d'estate con la menta. Isabella, ovviamente tanti prodotti, però l'importante è proprio il prodotto principale, quindi il latte. Il latte è la cosa principale, quindi l'importanza innanzitutto dell'alimentazione del bestiame. Quindi bestiame alimentato esclusivamente con foraggi prodotti da noi e con materie prime. E noi facciamo parte, siamo soci fondatori del Consorzio Nazionale di Razza Bruna, il Consorzio di Sola Bruna, che garantisce proprio la provenienza di la produzione di formaggi provenienti da latte prodotto esclusivamente da vacche di razza bruna. Quindi tutti i vostri prodotti devono avere dei requisiti affinché possano far parte appunto del consorzio, di avere questo marchio. Il marchio. Dammi anche un po' di suggerimenti, come possiamo degustarli al meglio questi prodotti, che tra l'altro io sto mangiando questo che devo dire è ottimo già così. Allora, le caciotte sono prodotti da mangiare crudi, quindi sono dei formaggi da tavola
da abbinare magari a dei contorni o a delle marmellate. Noi per esempio produciamo delle marmellate di cipolle, di pomodori acerbi o con un po' di miele. La scamorza, la morte della scamorza è la scamorza arrosto, quindi possibilmente sulla brace, se è possibile, se no al limite al forno. Il caciovallo si può mangiare crudo, si può fare anche lui arrostito. Ma entrando in azienda, nella tua azienda, si respira veramente un'aria, come posso dire, genuina, a parte che qui dove ci troviamo, siamo collocati a Rocchetta al Volturno, sì, un alto piano alle pendici delle Mainarle, nella, quindi... confine tra, nel Molise, al confine con Lazio e Abruzzo, noi siamo proprio nello spigolo. Quindi siete un po' e un po', diciamo, un po', prendete un po' da tutte le parti. Senti, ma quando vengono qui i turisti, soprattutto famiglie, ecco, i bambini, come vengono a i bambini si divertono da morire, perché cominciano a vedere gli animali, quindi impazziscono, soprattutto i bambini di città che non hanno questo rapporto diretto con l'animale. Quindi la prima cosa che chiedono è di fare il giro dell'azienda, quindi di visitare i maiali, di vedere i cavalli, se possono fare il giretto a cavallo, poi cominciano a vedere le galline, le papere, le oche, cani, gatti, c'è un po' di tutto, la capretta, è un piccolo zoo. E poi immagino che appunto tutti possono degustare qui i tuoi prodotti, ma dove possono anche acquistarli in questo punto vendita, ma magari c'è anche una spedizione, come siete organizzati? Diciamo che il, come punto vendita è qua in azienda. Poi contattandoci telefonicamente o per internet, noi siamo disposti a fare spedizioni. Poi tra l'altro vedo che qui di fronte c'è un ristorante, quindi immagino che cucini anche tu. Certo. Fai tutto tu? Tutto. Visto l'orario, magari faccio un pensierino, faccio prima un po' di acquisti e poi ti raggiungo nel ristorante. Con piacere. Grazie intanto. Del Giudice, un piccolissimo paesino nell'Alto Molise, 300 abitanti più o meno, 350 dai, per la precisione, per esattezza. Però veramente ho scoperto questa cooperativa molto importante per la produzione di mele. Ecco, spiegami un po' questo progetto. Questa è una società che è partecipata dai comuni, dai cittadini, dal comune, da alcuni imprenditori del posto, che hanno messo a dimora più di 50 ettari di mele biologiche, sia diciamo le commerciali, quelle che troviamo nei supermercati, nei negozi specializzati, ma anche le mele della memoria. Quante specie più o meno ci sono di mele? Ne abbiamo una decina delle varie caratteristiche, oltre alla gonna tradizionale, abbiamo la rossa, la Stark, ma abbiamo la limoncella, la piana, la zitella, abbiamo la mela pasquale, la mela della nonna, le mele che oramai non erano più utilizzate, più coltivate. E quindi in un territorio ricco di tartufo, di funghi, di castagne e così via, insomma, anche c'è anche una presenza della mela. Poi è bello anche il nome e il logo che abbiamo scelto, abbiamo Mela Molise, diventa Melise. Sì, è vero. Ma il vostro prodotto dove lo distribuite? Vabbè, a parte la produzione, lo spaccio diretto, abbiamo un rapporto con alcuni negozi specializzati, ma la nostra maggiore penetrazione sul mercato è legata alle famiglie direttamente attraverso i gruppi di acquisto solidali. Parlando di prodotti, ho visto anche che ci sono succhi di frutta, marmellate. Sì, questo nasce dalla volontà di allargare il ventaglio dei prodotti, ma anche dal fatto che il nostro marchio, la nostra presenza sia in tutto l'anno, perché adesso noi raccogliamo e vendiamo fino a dicembre, poi le mele finiscono, per fortuna, perché abbiamo una buona richiesta, però per avere un contatto, soprattutto, dicevo, con le famiglie, i nostri consumatori privilegiati, abbiamo pensato di trasformare, non direttamente, ma indirettamente col prodotto nostro, i nostri prodotti in marmellate e succhi di frutta molto apprezzati. Lino, senti, due paroline su Castel del Giudice, che io non conosco, però vedo proprio qui un borgo molto molto interessante. È un piccolissimo comune, non è un piccolo, ma è un piccolissimo comune, 350 dicevamo, è al confine tra l'Abruzzo e il Molise, sulla Val di Sangro. Io ti ringrazio e a questo grazie punto a devo acquistarle per forza le Melise, ma se mi consenti io... Ok, buona? Devo dire veramente buono, il profumo è qualcosa, ma il gusto ancora è veramente meraviglioso. Ti ringrazio. Grazie, buone cose, salve. Giuseppe,
Giuseppe, stamattina mi sono fermata qui un po' incuriosita dalla tanta folla, insomma veramente ho visto che c'è questa gara, questa attività sportiva e ho scoperto anche una struttura importante e storica qui del territorio. Mi dai qualche informazione in più? La Piana dei Mulini. La Piana dei Mulini, sì. Una bellissima realtà che abbiamo qui in Molise, una realtà veramente importante anche dal punto di vista storico e architettonico. Una struttura di fine Settecento, un vecchio mulino d'acqua, poi recuperato, adibito a centrale idroelettrica, situato in una zona baricentrica tra due importanti tratturi, quindi anche un centro dell'economia di allora, era un centro colorificiolane. Poi è successo che anche dall'amore di Michelino Lucarelli, il gestore della Piana dei Mulini, insieme ad altri imprenditori locali, ha deciso di ridare vita a quello che era questa dormiente testimonianza del territorio. La struttura oggi consente veramente anche a un turista di rivivere quell'atmosfera, anche perché al suo interno c'è questo piccolo museo che racchiude alcuni pezzi importanti della storia del territorio. Esatto, non a caso la Piana dei Mulini dal 2008 è anche membro dell'Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi. E albergo diffuso significa questo, coniugare quella che è l'ospitalità a quelle che sono le tradizioni e alle testimonianze del luogo, quindi dal vecchio c'è un museo che riprende quella che è l'antica civiltà del territorio, alla vendita anche di quelli che sono dei prodotti tipici dell'enogastronomia, dell'artigianato, a una cucina molto attenta e legata al territorio. Ma lungo il fiume si possono praticare anche attività sportive? Certo, il parco fluviale qui adiacente è adibito sia alla pesca sportiva, ma poi anche attività di canoa, bird watching, quindi anche come l'attività di oggi, quindi questo trekking lungo il parco fluviale. Senti Giuseppe, sei un ottimo sportivo? Mi piace. Ti piace? Allora senti, facciamo così, facciamo il programma della mattinata, ci andiamo a vedere la corsa campestre, però assistiamo, noi non corriamo. Assolutamente no. Poi magari chiediamo al responsabile se ci prepara un bel pranzetto a base di prodotti tipici locali. Li mangiamo, li mangiamo. Sì, sì, sicuramente. In questa puntata vi abbiamo portato alla scoperta del Molise, nei suoi tanti borghi, ma soprattutto nelle diverse aziende di eccellenza italiana. Anche da un punto di vista economico la vacanza vale veramente la pena. Pensate che per dormire ci vogliono all'incirca 45 euro al giorno, quindi per una settimana siamo intorno ai 270 euro. Per i ristoranti in media si spende intorno ai 20 euro, quindi 140 euro per 7 giorni, 100 euro di spese varie. Totale 510 euro. Vi ricordo il nostro sito www.lasciabianca.com, il canale YouTube della trasmissione dove potrete rivedere questa e tutte le altre nostre vacanze. Mi raccomando, viaggiate insieme a me. Ciao!